Allerta gialla dalle 13 di oggi alle 8 di domani in tutta la Liguria, con esclusione dei grandi bacini a causa dell'alta probabilità di temporali forti organizzati. I fenomeni attesi potrebbero anche essere forti e per questo la Protezione Civile Regionale ha diffuso l'allerta meteo gialla emanata da ARPAL. Nelle prossime ore l'ingresso da ovest di una saccatura favorirà l'aumento dell'instabilità, con rovesci e temporali anche forti possibili su tutta la regione. Nella notte invece si avrà un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali che accompagnerà l'ingresso sulla Liguria del fronte freddo. I fenomeni proseguiranno fino alle prime ore di domani mattina. Per quanto riguarda le temperature, subiranno una diminuzione temporanea per via della nuvolosità e delle precipitazioni, ma domani torneranno ad aumentare. Un nuovo lieve calo è atteso per giovedì, mentre una diminuzione più netta potrebbe verificarsi domenica. In ogni caso, per oggi e domani permane la segnalazione di Protezione Civile per disagio fisiologico per il caldo, dovuto anche all'alto indice di umidità che in alcuni casi arriva allo 80%. Il leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti si è recato in visita a Genova nell'ambito del suo tour per l'Italia al fine di raccogliere le istanze del territorio e predisporre un programma di alternativa di governo in vista della prima Assemblea Nazionale di sabato e del meeting di novembre a Bologna, dal quale sarà appunto presentata la nuova agenda del PD. Zingaretti ha visitato la sede della Compagnia Unica Lavoratori Marci Varie, i cantieri navali, la SEDAPTA e lo stabilimento della Bombardier di Vado Ligure. Diversi gli attacchi al governo, a cominciare dalla politica relativa al ritiro delle concessioni ad Autostrade. A parte gli slogan, le frasi ad effetto che danneggiano non tanto una società, ma chi lavora in quella società, è un altro atteggiamento infantile. Noi dobbiamo andare nel merito, ovviamente, e non solo nel caso di questa concessione, di tutte le concessioni che ci sono state, per vedere se la garanzia della sicurezza e di quello che era stato pattuito è stato fatto, rafforzare gli organismi di controllo e nel merito delle valutazioni non avere nessuna timidezza a prendere dei provvedimenti. Per Zingaretti gli esponenti di governo sono bravi a parlare di problemi ma non a risolverli. Secondo il segretario dei Democratici, la compagine di governo è sostenuta dal Movimento 5 Stelle ma guidata da Salvini. Sono molto bravi a raccontare i problemi degli italiani, sono totalmente incapaci di risolverli. Questo è lo spazio dentro il quale un nuovo centrosinistra deve radicare di nuovo la sua volontà, senza presunzioni, avendo l'umiltà di ascoltare e avendo il coraggio di mettere in campo un'altra agenda che è fatta di sostenibilità dello sviluppo, di lavoro, di scuola, di formazione, di università, di investimenti produttivi, cioè di una strategia paese che non esiste. Questo è un governo che a livello parlamentare è in piedi soprattutto per il sostegno ai voti del Movimento 5 Stelle, solo credo il 17% dei parlamentari è della Lega, quindi è un governo sostenuto dai parlamentari 5 Stelle ma governato politicamente da Matteo Salvini, e l'Italia, non loro, vive questa grande contraddizione, e c'è una leadership forte che impone la sua linea e un altro partito che si presta a fare e a sostenere questa linea. Nicola Zingaretti ha fatto anche riferimento alla totale mancanza, a suo dire, di una politica per l'immigrazione e alla necessità di rivedere gli accordi di Dublino. Se c'è un'assenza in Italia in questo momento è di una credibile politica di un grande paese moderno sull'immigrazione. Negli ultimi 7 vertici dei ministri degli interni dell'Europa, in 6 su 7 l'Italia non si è presentata, e visto che io credo che il tema sia quello di ricollocare le politiche migrazione a livello europeo, saluto e applaudo al nuovo Presidente del Parlamento Europeo iscritto al Partito Democratico, che nel discorso di insediamento ha ricordato quanto sia importante riformare Dublino, perché altrimenti tutto il resto sono delle pagliacciate, come una pagliacciata dire che questo governo ha risolto il problema degli sbarchi. Se non erro, lo sapete voi meglio di me, ancora questa mattina ci sono stati sbarchi sulle coste. In riferimento alla situazione della Bombardier di Vado Ligure, Zingaretti ha sottolineato la necessità prima di capire e poi di mettere in atto una politica di sostegno al sistema produttivo. Innanzitutto per capire quali sono le prospettive di questa grande polmone produttivo italiano, di questa grande potenza produttiva e anche di speranza per tutto il sistema paese, e come alla Bombardier chiedere come essere utili. E quello che ritorna sempre è la richiesta di politiche nazionali che aiutino le eccellenze
produttive o quelle in crisi a non essere sole, a non essere isolate nella competizione internazionale, ad essere parte di un sistema Italia più forte e più competitivo. Purtroppo noi oggi in Europa siamo troppo isolati e troppo soli e quindi noi dobbiamo garantire al nostro sistema produttivo di essere più parte di una comunità che combatte per il bene di tutti. Prosegue in Pirri l'inchiesta di procura e polizia locale in merito all'incidente stradale che ieri mattina è costato la vita ad Antonietta Semplici, imperiese di 85 anni, travolta e uccisa mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Martiri della Libertà, poco più a valle dell'incrocio con via Quarone. Per la tragedia sono stati indagati per omicidio stradale i conducenti di due veicoli e entrambi i mezzi sono stati sequestrati al fine di compiere ulteriori accertamenti utili a definire con chiarezza la dinamica dell'incidente. Stando a quanto ricostruito finora, l'auto che di fatto ha travolto l'anziana si era fermata per farla attraversare ed è stata poi tamponata e sbalzata in avanti dal secondo veicolo sopraggiunto nel frattempo. Molti residenti della zona a seguito dell'incidente hanno lamentato l'alta velocità sostenuta da diversi veicoli in transito giorno e notte e anche i parcheggi selvaggi che spesso non consentono ai pedoni di passare in sicurezza su alcune tratti di marciapiede. Hanno preso il via in piazza Mameria Imperi i lavori di riqualificazione del manto stradale con l'obiettivo di eliminare un vero e proprio pericolo per il passaggio dei veicoli e dei pedoni causato dalle molte pietre spaccate che erano state impiegate in precedenza per fare la pavimentazione ed evidentemente non adatte al transito dei veicoli. Si tratta di un intervento lampo, la fine dei lavori è infatti prevista entro questa settimana in modo da poter presto riaprire l'importante parcheggio al pubblico. I lavori interessano il rifacimento delle due corsie di manovra delle auto. L'assessore pubblici Esther D'Agostino ha spiegato che il comune ha deciso di mantenere la situazione attuale nei parcheggi dove non si sono riscontrate particolari problematiche, mentre nelle corsie di manovra verrà sostituita la pavimentazione con conglomerato bituminoso, appunto al fine di eliminare quello che era diventato un pericolo per la circolazione stradale per i pedoni, oltre che un rischio per eventuali infiltrazioni nel parcheggio sottostante. Giorni di intenso lavoro per gli uomini della Guardia Costiera del Compartimento Marittimo di Imperia che nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro sono stati impegnati su più fronti per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza delle tante attività marittime che si svolgono in questo periodo dell'anno. Nella notte tra domenica e lunedì, a poco più di un miglio dal porto di Sanremo, la motovedetta è stata chiamata a prestare soccorso ad un'imbarcazione a vela battente bandiera francese, con 5 persone di equipaggio rimaste in balia del motondoso a causa di un'avaria al motore. Intercettata l'unità, la motovedetta con il congiunto ausilio del locale gestore portuale di Portosole, nel frattempo fatto arrivare con un'ulteriore unità, ha offerto assistenza per il rientro in sicurezza nel porto matuziano. La Guardia Costiera raccomanda a tutti i fruitori del mare di adottare sempre la massima prudenza e cautela, anche in spiaggia, sempre verificare lo stato del mare prima di fare il bagno, prestando attenzione alla presenza di eventuali bandiere rosse issate dai gestori delle spiagge per indicare situazioni di possibile pericolo per la balneazione. Particolare attenzione anche prima di partire in barca alle condizioni meteomarine previste e agli avvisi ai naviganti di eventuale interesse. Al culmine di una vasta e approfondita indagine volta al contrasto della contraffazione di prodotti di marca, la Guardia di Finanza di Genova ha sequestrato 460.000 calzature e disarticolato un'organizzazione che operava illecitamente su scala nazionale. Le fiamme gialle avevano notato e sequestrato oltre un migliaio di scarpe con modelli che rimandavano palesemente a più noti articoli di moda pronti per essere venduti nel centro storico di Genova, con marchi soltanto leggermente difformi da quelli originali. Asportando alcune parti sottili di pelle si poteva infatti
facilmente ottenere il marchio originale, ovviamente fasullo. L'attività di analisi svolta dai Baschi Verdi ha consentito quindi di individuare la filiera di commercializzazione fino al primo distributore. L'operazione denominata Gratta e Fingi ha interessato 3 regioni e 11 siti tra capannoni di stoccaggio e abitazioni di soggetti a vario titolo coinvolti nella filiera. A gestire il vasto giro erano cittadini di origine cinese che avevano creato basi per lo stoccaggio delle merci a Genova e in Campania. Oltre a operare il maxi sequestro, la Guardia di Finanza ha denunciato 5 persone per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Le attività operative in materia di contrasto alla contraffazione dei reparti delle Fiamme Gialle e delle altre forze di polizia sono supportate dall'analisi dei dati forniti dal Sistema Informativo Anticontraffazione della Guardia di Finanza, il SIAC, una piattaforma informatica plurifunzionale che è anche liberamente accessibile al pubblico per offrire ai cittadini informazioni e consigli utili sul mondo della contraffazione. Parte l'estate e noi siamo pronti e siamo orgogliosi di poter presentarci al paese col 6° anno consecutivo della bandiera blu, che questo dimostra soprattutto come ha lavorato bene il mio predecessore, che ha preparato questa strada dove è cresciuta la sostenibilità e soprattutto anche la cultura verso un paese a misura di famiglia. Sono orgoglioso di aver potuto proseguire su questa strada, ma soprattutto anche per la capacità che abbiamo dimostrato con la mia squadra di mantenere questi risultati, di mantenere questo lavoro e cercando logicamente con i nostri limiti di migliorarlo anno dopo anno. Come dicevo prima, è il 6° anno che abbiamo consecutivo che abbiamo la bandiera blu. E ci stiamo comportando egregiamente nella raccolta differenziata, ci stiamo stabilizzando sul 73% e questo dimostra che con tutte le difficoltà dei comuni come i nostri a carattere turistico è un grande sforzo e un grande risultato. Partiamo con un'importante rassegna estiva e siamo orgogliosi di partire proprio con la 15ª edizione di Lunedì Bimbi, che ha tracciato un po' la strada per il divertimento delle famiglie con i bambini piccoli un po' in tutta la provincia, e quest'anno grazie alla collaborazione con la Proloco raddoppiamo anche con degli eventi proprio per bambini il mercoledì. Abbiamo anche degli eventi proiettati più per un pubblico adulto. Quest'anno abbiamo un'importante rassegna di mercoledì d'autore con concerti cantautorali che si rifanno come tributi a De André, De Gregori, visto che quest'anno è il ventennale proprio della scomparsa di De André. Ci saranno anche delle manifestazioni di teatro dialettale, proprio per avere un ottimo incontro dei turisti col nostro territorio. E non mancheranno anche rassegne al porto di Marina degli Aregai con il cinema a cielo aperto. E poi ci saranno eventi di livello molto importante anche a livello nazionale, di cabaret e dei grandi concerti. Siamo alla 15ª edizione, ringrazio l'amministrazione comunale che come tutti gli anni ci ha dato di nuovo fiducia. Quest'anno ne parlavo proprio col vice sindaco prima e col sindaco, leggendo il calendario manifestazioni sono rimasto stupito da tutta una serie di eventi veramente importanti. Si può pensare che dei televisivi come Supersonic Tour, che è formato da Sonic DJ più Caligiuri di Rete 105, il 10 agosto saranno qui su questa piazza nel tour internazionale. Poi si pensa a Marco Della Noce, che lo conosciamo tutti, è un televisivo ed è un artista di Zelig, Disco Inferno e tante manifestazioni veramente di spessore. Quest'anno l'amministrazione comunale ha fatto uno sforzo ulteriore rispetto a quello degli anni scorsi, anche per lanciare veramente l'estate a San Stevese. Quest'anno cominciamo una cosa che speriamo possa continuare nel tempo, seguendo il discorso che ha fatto il sindaco. È un paese a misura di famiglia, quindi quello che interessa è accontentare i bambini e far felici i genitori. Con questo mercoledì bimbi, che sarà una cosa molto semplice perché saranno serate con il mago, serate con un cantastorie, serate con show di vario tipo, però brevi e semplici. La Proloco sono anni che presenta delle commedie dialettali e le compagnie che fanno teatro dialettale stanno morendo
e questo a noi dispiace, perché era un modo per mantenere viva la nostra storia, il nostro modo di essere. Quest'anno siamo riusciti a trovare ancora chi ci può fare questo, però è una specie di appello, cercate di rifarvi vivi tutti quanti e speriamo che ci siano dei giovani che abbiano voglia di ricominciare a parlare dialetto. Si ripete questo evento fantastico, questa cosa veramente meravigliosa. Ho avuto il piacere di assistere alle prove e posso dirvi, è una cosa che toglie il fiato, veramente un'emozione incredibile. E quante notti ho messo a piangere, rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare via, dalla bilippe della nostalgia. E devo ringraziare tutto lo staff dell'ISA, che in particolare il maestro Strangis, perché da un anno, come sempre, ormai è da 18 anni, siamo maggiorenni, che prepara questo spettacolo, è coadiuvato da Simone e da Eliana, che veramente in continuazione tutti i lunedì, tutto l'anno, veramente preparano questi ragazzi ai testi, alle recite, all'intonazione. Sono veramente una squadra fortissima. Certe notti. Certe notti qui, che chi sta contenta gode, così così. Certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai. Ci vediamo da Mario, prima o poi. Io colgo l'occasione per dire, il titolo di quest'anno è abbastanza attigrante, no? tutto per una questione, e ho cercato di capire quale fosse il motivo. L'ho capito un attimo fa nel vedere le prove, perché la spinta che danno questi ragazzi la danno perché vogliono ricevere, per superare i loro problemi, per superare le loro paure, per superare le loro ansie, per superare i loro timori. Danno veramente, veramente il cuore, vincono le proprie sfide pur di ricevere l'applauso, le grida, l'incoraggiamento da parte del pubblico. Presidente, per favore fai cantare Giorgio, che ci ha dato dei soldi, diciamo, ci ha dato 100 euro. Per 100 euro? Se ci dai di più, ti facciamo cantare a te. 100 di più. Dai, ma no, 100 euro, lui ci ha dato. Tu quanto ci dai? Manu, come va? C'è forma? Non c'è soldi, allora non canti. Facile. Tutto quello che c'è fuori rimane dov'è? Tu sorridi, tu piangi, tu canti con me. Forse torni bambino e una lacrima va sopra questo costume che a pelle mi sta. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, con le gioie, le amarezze e i problemi suoi. Lisa, che per ragazzi di tutta la provincia e non solo, fa delle cose veramente importanti. Voi tenete presente, noi occupiamo 120 persone, voglio dire, per occupare così tanta gente bisogna pensare che effettivamente c'è la volontà di aiutare veramente questi ragazzi, a dare il meglio di loro, a trovare le migliori cure, a trovare i migliori metodi per poter almeno sollevare da quelli che forse sono i loro handicap. Vi garantisco che stasera non li vediamo. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Protagonisti sono i ragazzi. Noi siamo soltanto una piccola parte che serve per far sì che loro escano in tutta la loro bravura, grandezza e umanità. Vengono nei pensieri che li nascono.
la cosa più importante che rincontrare noi loro, per noi che veniamo da Genova è sempre l'occasione di prenderli un po' in giro, perché lo sai che devo farlo per forza. E non tagliate questa parte, perché l'anno scorso Adriano, voglio dirglielo, mi hanno tagliato. I ragazzi insieme agli educatori, Adriano, tutti quanti insieme hanno lavorato tutto l'anno, tantissimo, un percorso duro però porta sempre dei risultati spettacolari, noi siamo solo il collante per portare loro sul palco e far tirare fuori quello che realmente sono. Squadra la scegliamo sempre di anno in anno, Bruno è sempre lui, un attaccante sempre di primo grido e anche Giorgio, ma al di là di questo, guarda, credi che per me vorrei far capire un concetto fondamentale, l'idea che questi ragazzi possono fare delle cose complicate, difficili, elaborate, dove c'è l'arte di mezzo, dove c'è la recitazione, il canto, per me è una grande soddisfazione, perché ho capito dopo 15 anni che la vera integrazione riabilitativa è proprio quella, il connubio tra l'artista vero, il professionista, l'operatore, le persone come voi che danno importanza a questo evento e ovviamente chi in qualche modo va tutti i lunedì a lavorare. Una grande bella storia, dai. Tutto, si fa tutto questo per una ragione. Abbiamo fatto un duro lavoro, signori, ma ragazzi, non avete idea. Allora, se fosse stato luglio, è vero. Col bene che ti voglio. Cosa facciamo? Cantiamo luglio? No, 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 perché è un po' troppo trasgressiva luglio. Forse, non lo so, ci rifacciamo al giorno. Che giorno è oggi? A parte luglio, voglio dire. Venerdì? Venerdì, e oggi è il 5. E oggi è il 5 luglio. Ieri era la festa in America, ma non c'entra niente. Ok, il 5 luglio, noi cosa abbiamo detto? Vabbè, 5, vabbè, una canzone troppo allegra. 5 giorni di Zarillo. ragazzi. E l'allegria si impadronisce. Però Luca. Soprattutto la trasgressione. Per me la ragione è vedere sorridere questi ragazzi e vedere felice il pubblico. Questa è la mia ragione. Non mi far arrabbiare, dite le cose sensate. Aspetta a parlare. Io parlo bene, perché? Io parlo bene. Perché? Che tu fai qua? Ma scusa, queste erano le cose sensate, Remo! Adriano ha il merito di tutto questo. Se i ragazzi sono felici, sorridono, possono fare quello che fanno in questi spettacoli ogni anno, è solo grazie a Adriano che ha ideato questa cosa e che ha messo insieme tutti per realizzare tutto questo. Rincontrare questi amici è un cachet mica da ridere, ecco, diciamolo, ecco, che poi io naturalmente non accetto perché siamo molto amici. La mia ragione è che in ogni caso lo spettacolo è solo la punta della piramide di tutto il lavoro che viene fatto durante l'anno e la mia ragione è vedere tutto l'anno i ragazzi impegnati in attività così importanti, così riabilitative e così divertenti per loro, quindi questa è la mia ragione.